Ioanna Romani nasce a Velletri con il nome di Carolina Carlesimo il 10 aprile del 1867. Figlia di una sarta e di un brigante, trascorre l'infanzia prima nelle capanne di Acqua Palomba, nella campagna veliterna, dove i genitori sono coloni di più di 3 ettari tra vigna e canneti, di proprietà della famiglia Romani. Poi nel palazzo dei Romani in via Corriera, quando la madre viene ingaggiata presso di loro come domestica. È così che quest'ultima conosce Temistocle Romani, un musicista con cui inizia un'intensa storia d'amore che porta i due a sposarsi, malgrado la famiglia di lui sia contraria. Nel 1877 i tre decidono di trasferirsi a Parigi per stabilirsi nel Quartiere Latino. Qui, dopo un periodo di difficoltà economiche, la piccola Ioanna comincia a posare come modella per le grandi scuole d'arte della capitale francese. Ma il suo talento d'artista non tarda a manifestarsi. Il direttore della Cola Rossi si accorse che la bambina rubava dei pezzetti di carboncino dagli studenti e poi di nascosto si metteva a un angolo del muro e cominciava a disegnare i ritratti dei compagni. E lui, stupito, perché la bambina già aveva la capacità notevole, dice: vieni da noi e ti introduciamo nel mondo artistico, almeno posi e poi con la paga della posa puoi pagare le lezioni. I suoi due grandi maestri sono Jean-Jacques Henné e soprattutto Ferdinand Rouabet, con il quale collabora strettamente e al quale resta legata per tutta la vita. Comincia a esporre regolarmente nei saloni parigini dal 1888 al 1904, acquisendo notorietà dal punto che nelle esposizioni universali del 1889 e del 1900 i suoi quadri figurano nella sezione italiana accanto a quelli di artisti come Fattori, De Nittis e Segantini. Ciao, addirittura così nel caso. È nata la passione principale, non era la pittura, lei ha iniziato col carboncino e il carboncino l'ha portato per tutta la vita, sì. E la pittura è stata poi una conseguenza del talento. C'è un contemporaneo che dice che Ioanna Romani ha un talento così grande che è come una coppa troppo piena, cioè trasborda, sì. Il 21 ottobre del 1901 la pittrice viene in visita ufficiale a Velletri. Al suo seguito illustri personaggi dell'epoca: il pittore Rouabet, lo scultore Ernesto Biondi, il poeta Trilussa e il padre dei fratelli Lumière, che dona alla città il primo apparecchio cinematografico in Italia. Visita la scuola d'arte e mestieri, istituita nel 1876, e vuole donarle ben 5.000 lire, destinando gli interessi di quella somma ad un premio annuale per gli alunni più meritevoli. L'amministrazione, riconoscente, decide di dare il suo nome alla scuola, che da allora si chiama Scuola d'Arte Ioanna Romani. L'intitolazione ha il suo riconoscimento con il Regio Decreto del 22 settembre 1905. In segno di riconoscenza di quest'atto munifico, la scuola di disegno applicata alle arti e mestieri prese il nome di Scuola Ioanna Romani.
E ci abbiamo anche... questo cos'è? Il 1943, la prima, il primo libro uscito sulla scuola. E ci abbiamo anche il decreto del re, eccolo qua. Regio decreto 22 settembre 1905, chi regge, erige e in ente morale la scuola, Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e volontà della nazione e re d'Italia. Articolo 1, la scuola di disegno applicata alle arti e mestieri Ioanna Romani in Velletri è eretta in ente morale. La detta scuola è autorizzata a accettare il dono di 5.107,20 lire fatto dalla signora Ioanna Romani, ha approvato lo statuto organico eccetera eccetera. Vittorio Emanuele. Ha vissuto nell'arte e poi è morta nell'arte, anzi per colpa anche dell'arte, perché ad un certo punto c'è stata una sovrapposizione tra vita reale e vita artistica, le due cose sono combaciate, mentre se uno vede il panorama anche delle altre donne, sì, hanno 5 figli e marito, contro marito e vita privata, lì invece c'è proprio una fusione, un'adesione tra realtà e arte. E là, secondo me, si insinua anche la malattia mentale, il genio e pure il talento. Quindi... Nel 1901, dopo 13 anni, Ioanna Romani riesce finalmente ad esporre in Italia, alla Biennale di Venezia. Ma l'ambiente artistico italiano è differente da quello parigino. I suoi quadri vengono criticati, da qualcuno persino denigrati. Il mancato riconoscimento da parte dei cittadini dei suoi meriti da pittrice aggrava una già fragile condizione psichica. La situazione degenera velocemente, le crisi dovute alle manie di persecuzione aumentano. Rabet sbriga le pratiche per il trasferimento permanente nell'asilo per malati mentali. E il 30 ottobre del 1906, Ioanna viene internata nella casa di cura Ivry-sur-Seine. Dopo 17 anni di reclusione, completamente distrutta nell'anima e nel corpo, Ioanna Romani muore il 13 giugno del 1923, all'età di 56 anni. Nessun giornale annuncia la sua prematura scomparsa. Il certificato di morte recita: Carlesimo Ioanna, detta Romani, nata da madre sconosciuta e padre sconosciuto. A seguito della riforma del sistema scolastico, nel 2013 l'Istituto d'Arte Ioanna Romani perde il proprio nome per confluire nell'Istituto Antonio Cederna, oggi Cesare Battisti. La sede dell'ex Istituto d'Arte diventa un polo espositivo che mantiene l'intitolazione alla pittrice veliterna, ma di lei nessun'altra traccia resta visibile sul territorio. Io lavoro con ardore, con lena. Io lavoro nel supremo desiderio di porgere il mio sassolino al decoro dell'arte italiana, che io vorrei sempre gigante, lontana, l'immagine della patria scolpita in cuore. Essa mi spinge a far di più, e se non riuscirò ne avrò dolore, ma non ne avrò rimorso. L'amore. L'ho eliminato dalla mia vita.
io ho pronunciato i miei voti di eterna castità. Come nella letteratura, una donna si soffermerà su tratti psicologici di un carattere che sfuggirebbero completamente all'uomo. Così, nella pittura, una donna coglierà istintivamente ed esprimerà la grazia sottile e sfuggevole di un'impressione che sfuggirebbe completamente alla visione più grossolana di un uomo. Io amo la pittura sotto tutte le sue forme quando si carica di qualcosa, di quel non so cosa che è l'anima dell'artista. Right.